cari amici di HD Blog, bentornati. Oggi siamo in compagnia del Acer B-Touch E140, un nuovo dispositivo Android di fascia bassa. Andiamo ad aprire subito la confezione. Queste sono le cuffie con ingresso da 3,5, carica batterie, cavo dati USB micro USB, micro SD con adattatore da 2 giga, adattatore per la presa del caricabatterie, manualistica e garanzia. Telefono che è molto piccolo, schermo resistivo da 2.8 pollici con risoluzione QVGA, tasti soft touch, tasto di inizio e fine chiamata più tasto di spegnimento e di blocco del telefono, tasto centrale per dare l'ok e più pad direzionale, tasti soft touch classici di Android, fotocamera da 3 megapixel e cassa. In alto troviamo invece l'ingresso per le cuffie da 3,5. Presenti i tasti per alzare e abbassare il volume, e in basso invece ingresso micro USB con il microfono. Batteria da 1300 mAh e ingresso da micro USB, noi l'abbiamo già inserita, quella da 2 giga. Andiamo a richiudere. Il telefono monta 512 MB di ROM e 256 MB di RAM. La RAM comunque sia sarà sufficiente per l'uso quotidiano, così come la batteria che, dato il processore da 600 MHz Qualcomm, garantisce ottime performance e arriveremo senza problemi a fine serata e potremo usarlo anche per il giorno successivo. Il telefono monta, come potete vedere, Android 2.2, quindi Froyo, e le personalizzazioni di Acer sono veramente minime. Il launcher è quello classico di Android, ma troviamo alcuni widget di Acer, così come la serie Liquid, e troviamo anche come applicazione di Acer, oltre a quella delle impostazioni, troviamo il Nemo Player, oltre al media server dove potremo condividere i nostri dati multimediali nella connessione wireless di rete. Al contrario del Liquid Metal, l'applicazione dei contatti è rimasta invariata, quindi sarà quella classica di Android. Quindi stessa cosa per l'interfaccia telefonica. Già che ci siamo, andiamo a provare il telefono. Audio pulito, almeno in via voce, non altissimo ma comunque pulito, un po' meno pulito quando si sfrutta la capsula auricolare, ma comunque niente di problematico. La ricezione nella media, quindi parte telefonica nella media. Andiamo a vedere il reparto multimediale. Il reparto multimediale, come già detto, con una fotocamera da 3 megapixel, le foto sono discrete e si scattano con il tasto centrale. Nelle impostazioni potremo andare a selezionare la qualità delle foto, in questo caso noi abbiamo messo i 3 megapixel. In 4 terzi, bilanciamento del colore, luminosità, il timer, oppure località, qualità delle immagini e ISO. I video non sono registrati in HD, ma è molto interessante la possibilità di selezionare la qualità video a 480p. Comunque, dato il telefono di una gamma non alta, è comunque una buona qualità. Questa di 480p è ovviamente presente la classica galleria di Android, con sincronizzazione alle nostre immagini di Picasa,
Questa è la foto che abbiamo appena scattato, presente l'accelerometro. Questo è un video che abbiamo registrato qualche minuto fa a 480p. Il telefono purtroppo non riproduce video a 720p. Abbiamo provato anche con l'applicazione di Acer, il Nemo Player, ma purtroppo non è possibile appunto riprodurre questa tipologia di video. Come potete vedere, l'errore. Per quanto riguarda Nemo Player, oltre a poter riprodurre video, come abbiamo già visto, visualizza le immagini e riproduce anche la nostra musica. Purtroppo il multitouch non è presente in quanto lo schermo è resistivo, quindi lo zoom dovremo effettuarlo manualmente. Stessa cosa vale per la galleria di Android classica. E andiamo ad ascoltare invece un brano. Audio, diciamo, nella media. Andiamo a vedere adesso la parte della messaggistica. Parte della messaggistica che è classica Android, ma come potete vedere abbiamo una tastiera personalizzata da Acer. Tastiera che funziona abbastanza bene. E che anche la correzione automatica delle parole, oltre al completamento delle parole. La tastiera non è solo in formato QWERTY, ma è presente anche in mini QWERTY e in versione alfanumerica. L'idea è ottima, il problema è che sia in modalità alfanumerica sia in modalità mini QWERTY non potremo usare il suggeritore di parole, comunque non potremo utilizzare la correzione automatica del testo. Infatti, se proviamo a scrivere, visualizzeremo dei numeri. E quindi disattivare l'XT9 e dovremo scrivere normalmente. Questo è comunque non è comodissimo. Ed è un vero peccato, speriamo che si tratti solo di un bug o comunque che Acer implementi questa funzione a lungo andare. Il market non è stato ancora aggiornato, quindi è la penultima versione. Classico market di Android. In questo caso sta aggiornando già Google Maps. Andiamo a vedere il registro delle mail, classico di Android con la possibilità di avere la posta prioritaria. Comunque l'email viene ben visualizzata su questo schermo. Andiamo a vedere la parte web. Rettiamo la QWERTY. Abbiamo il nostro portale, mentre carica potremo già navigare nella pagina, potremo zoomare tramite gli appositi controlli. Purtroppo non è comodissimo perché lo schermo è piccolo e magari il multitouch avrebbe aiutato nella navigazione web. In ogni caso, con il doppio tap presente l'accelerometro anche qui, rotazione abbastanza veloce. Andiamo a vedere un po' come vanno i giochi. Un gioco classico. Purtroppo si risente l'assenza del multitouch in alcuni giochi. Per fortuna c'è il gamepad che
diciamo, è presente qui il pad che aiuterà un po' la situazione, quindi giochi come questi potranno essere sfruttati abbastanza bene. Presente ovviamente le classiche applicazioni che noi abbiamo installato come Facebook, Twitter e il navigatore satellitare di Google. Quindi potremo navigare gratuitamente con la connessione dei dati. Presente anche l'LED notifica qui in alto, che non è una funzionalità da dimenticare. E comunque un buon telefono, un prezzo forse un po' alto di 199 euro, e sicuramente un buon telefono nella categoria per il quale è stato disegnato. Un saluto a tutti, Simone.